finisce nel peggiore dei modi, con una sconfitta che complica terribilmente il discorso salvezza per i giallorossi e con un infortunio che si teme possa essere davvero grave, occorso ad Aguglia dopo pochi secondi di gioco. Lo scontro diretto al Dipolito di Lamezia tra Sambiase e Cavese termina 1-2 con giallorossi sotto di due gol dopo il primo tempo e costretti a giocare in 10 quasi tutta la ripresa, dopo l'espulsione di Calidonna. Il gol della bandiera arriva solo nel recupero con Casciaro. Partiamo dall'inizio, con Sabiase che scende in campo per la prima volta in questo campionato senza Lio, solo in panchina dopo i problemi muscolari accusati in settimana. Passano pochi secondi dal fischio d'inizio e subito una brutta tegola per i giallorossi. Aguglia si fa male in uno scontro di gioco, il ginocchio sinistro si gira ed il difensore resta a terra. Primo cambio forzato dopo appena 3 minuti, quindi per mister Mancini che già non aveva in difesa Morelli e Cristaudo infortunati e Gerace squalificato. A fare il terzino entra allora Calidonna. Nonostante questo primo intoppo, il Sambiase è propositivo in avvio. La primavera palla gol la confeziona però la Cavese con Varriale che supera Calidonna e rimette in mezzo per Mattioli. La botta dell'attaccante sorvola la traversa e termina sul fondo. Le palle gol nitide arrivano anche per i giallorossi che al 24esimo con Fabio sfiorano il vantaggio. Il numero 10 fa tutto da solo, superando 3 avversari e concludendo in diagonale, ma la palla sfila al lato a fil di palo. Nuova bella occasione per i giallorossi 2 minuti più tardi con lo scambio Mercuri-Fabio ed il servizio per Savasta che conclude in maniera sbilenca. Il vantaggio sembra cosa fatta subito dopo quando ancora Savasta interviene di testa sul bel lancio di Curcio come in tale sfiora col tanto che basta per deviare la sfera fuori. La pressione del Sambiase non produce effetti, discorso diverso invece per la Cavese che passa al 31esimo. Sulla destra D'Andrea arriva sul fondo e rimette in mezzo per Mattioli che al volo gira alle spalle di Desio. Bel gol che condanna oltremodo un Sambiase più che propositivo in questo avvio di gara. I giallorossi accusano il colpo e si riaffacciano in avanti solo con questa punizione di Curcio. Più pericolosa invece la Cavese che prima sfiora il raddoppio con Varriale il cui tiro è respinto da Desio e termina sul fondo. Poi lo concretizza al 41esimo. De Rosa parte sul filo del fuorigioco, difesa colta di sorpresa e l'attaccante solo davanti a Desio è il tempo per piazzare il pallone. 0-2 al termine dei primi 45 minuti. La ripresa si apre con Casciaro in campo al posto di Mercuri e con una conclusione di Varriale stoppata dalla difesa giallorossa. Al 9, nuovo cambio dentro Lio per Martello, ma la squadra non ha neanche il tempo di sistemarsi in campo, che arriva l'espulsione, rosso diretto per Calidonna che scalcia un avversario. Piove sul bagnato, il nuovo assetto prevede quindi una difesa a 3 con Cordiano al centro e Porpora e Curcio ai lati. Il Sambiase sembra incapace di reagire e la Cavese gioca di rimessa, non impensierendo troppo per Odesio. Le sortite offensive dei giallorossi si limitano a qualche punizione di Lio che però non ha grandi fortune. Al 28esimo, l'occasionissima per riaprire il match, capita però sui piedi di Manfre che trattenuto resta in piedi, fosse caduto forse sarebbe stato rigore, e conclude trovando però sulla sua strada Comentale. L'azione prosegue ed è Varriale, tutto solo davanti a Desio a calciare alle stelle. Il gol sembra nuovamente cosa fatta 3 minuti dopo, quando il cross di Guerreri incoccia contro il palo e Savasta conclude di testa a colpo sicuro. Comentale però si supera e devia la sfera ancora sulla traversa. Solo al 46esimo arriva il gol che accorcia le distanze per i giallorossi. Lo realizza Casciaro al termine di un'azione personale magistralmente portata a conclusione. Infuocati i 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Prima Desio chiude con le maniere dure su Incoronato lanciato a rete, poi Lio tenta il tiro della disperazione. Qui si infrangono le speranze del Sambiase, qui si chiude una gara stregata che lascia i giallorossi in acque sempre più torbide.